Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e sono qui sull'isola Cannella per farvi vedere come si arriva a Metallica Island, la prossima parte della Battle Frontier che sta facendo Ash lungo tutta Kanto. Basta parlare a questo marinaio dopo aver battuto Lucy nella zona safari, nella parte della zona safari di Hoenn, lui ci porterà a Metallica Island. Eccoci qui. Io vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video per farmi sapere se lo state credendo, a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della Battle Frontier di Ash, del cartone animato, e della Battle Frontier di Ash in questo videogioco invece. Se vi sta piacendo, se qual è il vostro capo leader della Battle Frontier preferito, eccetera, eccetera. In questa battaglia Ash usa Heracross su Hellodonphan, infatti sono andato a riprendermi Heracross, no scusatemi, Heracross, Swallow e Sceptile, ok? Non Donphan. Heracross, Swallow e Sceptile, quindi sono andato a riprendermi Heracross, direi che possiamo anche dargli uno strumento. Vediamo se abbiamo qualche strumento utile da dargli. Nope. Preddy Feather neanche. Lucky Egg, forse Lucky Egg, dai, dammi Lucky Egg per fargli prendere un po' più di esperienza contro questi allenatori che dovrò abbattere. E su questa isola intanto possiamo anche vedere se ci sono dei Pokémon selvatici nuovi. Metropius tecnicamente era nuovo fino alla scorsa parte. L'abbiamo trovato poi nella zona Safari, mentre qui noi volendo possiamo andare di Amobuono e potremmo forse pescare un Pokémon, non dico nuovo, ma che potrebbe servirci. Eccolo qua, Pelipper. Non ce l'abbiamo ancora, direi di prenderlo, no? Bag. Eccolo qui, così almeno non devo far evolvere Wingull. Prendiamo direttamente il nostro bel Pelipper. Dai, eh. Dai, dai, catturati. Bravo. Bravo proprio. Ok, abbiamo preso Pelipper. E già un Pokémon nuovo ce l'abbiamo. Ora, mentre affrontiamo gli allenatori ed esploriamo quest'isola, vediamo cosa esce dall'erba alta. Bello Rapidash. Molto bello. Avremmo dovuto forse attendere fino a questo momento per ottenerne uno. If I become strong, coordinator, the guy alike will notice me. Ok, questa era una ragazza che vuole che il senpai la noti. Allora, Surskit, tipo coleottero acqua, credo. Andiamo di un bel Brick Break oppure Trot Chop. Mi sa che questi due non sono molto efficaci. Andiamo di Pin Missile. Esatto, perfetto. Ricordiamoci che il Missile Spillo di Heracross potrà sembrare debole come mossa, ma in realtà è molto forte. Ok, vibrava. Direi di andare di Earthquake. Ah, levitazione. Vibrava infame. Dragon Breath, che okay, non mi ha paralizzato. Andiamo allora di Pin Missile ancora. Dai, colpisci 3 volte e ce la portiamo a casa. Ottimo così. Ottimo davvero. Oh no, e invece oh sì, altro che oh no. Oh sì, tra l'altro è il nome di una serie. Allora, un altro Aron, però l'abbiamo già. Però un Aron al 41 sapete che mi fa comodo? Mi fa molto comodo perché ho catturato Aron di livelli molto bassi. Proviamo sempre con la Quick Ball, eccola qua. Un Aron al 41 per avere subito Aggron non sarebbe male. Gli diamo due caramelle rare e via. Oppure lo facciamo semplicemente salire di livello. Eccolo qua. Forse il 41 è anche un po' troppo alto. A che livello si evolve in Aggron esattamente? Ok, proseguiamo. Un Beedrill, ecco lui è proprio inutile invece, anzi lei è proprio inutile. Non mi serve Beedrill, fuori dalle balle. Salve pescatore, quest'isola è fantastica. Non posso crederci che abbiano messo una frontiera qui. Ok. Un altro, anzi un'altra Beedrill, va bene. Fuga. Allora, qui dovrebbe esserci uno strumento nascosto, che è un MT tra l'altro. Quindi se la trovo, prima di questo Pokémon selvatico, anche Rhyhorn comunque non sarebbe male da prendersi qui, eh. Forse qui? Sì. Bulldoze è un MT, quindi assicuratevi di prenderla se volete prendere tutte le MT. Altro Pokémon che già abbiamo, Rapidash. Non stanno uscendo Pokémon che ci servirebbero, eh. Non stanno uscendo proprio. Altro Tropius che però appunto non ci serve. Fuga.
Anche se comunque Pokémon hanno dei livelli molto alti. Non sarebbe male allenarsi qui. Contro di lei userei niente, non userei nulla con Heracross. Allora, qui sotto c'è un allenatore, vediamo. Girafarig, interessante. Non lo catturiamo, però ci prendiamo i suoi punti esperienza. Ecco qua. Comunque fa sempre comodo. Salve. I hear there is an item buried near the two trees that are beside each other. Ok, questo ci dice che c'è uno strumento nascosto vicino ai due alberi che sono uno vicino all'altro, quello che abbiamo già preso. E qui abbiamo il Pokémon che ci mancava. Meritite. Proviamo a prenderlo. Vai, Quick Ball. Dovremmo prenderne due in realtà. Non ho da far evolvere in Medicham. Ok. Meditite preso. Anzi, presa. È una femmina questa. E a questo punto entriamo nella Battle Frontier. Eccoci qui. I wonder if I should sneak around back and train there. Mi domando se possa, tipo, andare lì dietro ed allenarmi lì. Va bene. This is too much for me. I never thought I would have to participate. Niente, questa. Ha visto che è un po' troppo tutta questa cosa per lei. Andiamo a provare a battere il capitano qui. Spencer. Vai. Combatteremo Spencer. Sei pronto? Assolutamente sì. Eccoci qua. Eccolo lì, Spencer, il vecchietto. Vai, parliamoli. Benvenuto, ragazzo. Il mio nome è Spencer e sarò io il tuo avversario. Sono sicuro che sei used to battering inside, sei abituato a combattere all'interno delle strutture. Qui invece avremo una battaglia in mezzo alla natura con i nostri Pokémon. Giovane allenatore, credi davvero nei tuoi Pokémon? Assolutamente sì. Ho dei flash di questa battaglia nell'anime, non me la ricordo di preciso, però ho dei flash. Vai, prova a batterlo. Eccolo lì, fiero. Palace Maven Spencer. Che manda in campo Shiftry come primo Pokémon. Ma lui è Erbabuio? Perché se lui è Erbabuio, questo Pin Missile se lo sente fortissimo. Ok, usa attacco rapido. Sì, mi sa che danno 4 per questo. Addio, Shiftry. Un botto di punti esperienza, giustamente. Claydol, tipo Terra e Psico. Allora. Terra Psico, proviamo a lasciare comunque Heracross e usare Throat Chop. Super efficace, va che bel danno che abbiamo fatto. Lui cosa usa? Rapid Spin, ok, Rapid Giro, si aumenta la velocità. E poi Psico Raggio, che è super efficace su Heracross, ma non ce lo butta giù. Oh, Heracross è fortissimo, ragazzi, è bellissimo poterlo riutilizzare un po'. Ed infine Venusaur, lasciamo Heracross. E proviamo a tirargli un Pin Missile. Ah, non è super efficace, vero? Perché è anche veleno lui. Ha colpito solo due volte, tra l'altro, sfortunatamente. Andiamo di Earthquake, che invece è super efficace. No, aspettate. Terra non è super efficace su erba. Proviamo. No, infatti non è super efficace su erba, si bilanciano. Non avevo mosse da usare con Heracross, purtroppo, contro di lui. A questo punto però useremo Swallow. Vai, e userai Brave Bird per tirarlo giù. Balde ali. Un po' di danno da contraccolpo. Swallow che si prende il livello 58. Abbiamo sconfitto Spencer. Oh, quindi questo è qualcos'altro. Boh, non so cosa voglio dire. E abbiamo guadagnato il simbolo degli spiriti. Eccolo qui. Ti suggerisco di andare alla Battle Tower come prossimo posto. È localizzata, è situata ad ovest di Viridian City, quindi ad ovest di Smeraldopoli, vicino alla Lega Pokémon. Congratulazioni per la vittoria, grazie mille. Dammi una curata tu, grazie mille. E andiamo a sistemare velocemente i Pokémon che abbiamo appena preso, no? Che dite? Quindi Pelipper lo mettiamo qui. Te ti posso anche liberare. Vai, release. Sì, addio Wingull. E prendiamoci anche la piuma che ha. Item, take, vai. Poi questo Aron lo andiamo a posizionare semplicemente qui al posto di uno di loro.
Ecco fatto, e anche a te ti libero. Ecco fatto, addio, Aaron. Mentre tu, Meditite, sei il numero 307, quindi vai qui. E ecco qua, qua ci andavano Meditate e Medicham. Piano piano, come vi dicevo, il Pokédex di Hoenn inizia a popolarsi, Piano piano. Bene. A questo punto possiamo volare di nuovo. Anzi, guardate, già che ci sono, proviamo a prendere Meditite qui. Tanto in questo posto qui non ci torneremo praticamente più. Se riesco a prendere un altro Meditite, così almeno da volarcene via e non andare e non tornare più qui. Anche se è davvero un ottimo posto per allenare i Pokémon. È figo questo come posto per allenare i Pokémon. Non danno forse troppa esperienza, devo dire la verità, perché come vedete alla fine Girafarig esce abbastanza spesso e non è che dia molti punti esperienza, anche Beedrill non è un Pokémon che dia molti punti esperienza, così come questo Aron alla fine. Proviamo a catturarlo comunque lui. Mandiamo di Quick Ball, così uno lo faccio evolvere in Lyron e lo tengo lì e l'altro in Angron. Ecco fatto. Perfetto, però io stavo cercando un Meditite, come ben sapete. Non è di trovare ancora un Meditite. Niente, un Beedrill, mannaggia loro. Dai, così almeno vi rendo anche un po' partecipi di quello che vuol dire, di ciò che vuol dire fare un Living Dex comunque in questo tipo di gioco. Ecco qua, Meditite. Perché tendo a farlo tutto fuori dal video. Ogni tanto ci sta anche buttarli nei video, quelli che sono come questi un pochettino più corti, no, di video. Almeno li riempio con questo, perché fare più allenatori della Battle Frontier in un solo video mi sembra un po' sprecarli, cioè li metti tutti insieme, fai il video e lo butti via. Invece preferisco lasciarne un allenatore per video, così che ognuno abbia il proprio video. Ora che abbiamo preso l'altro Meditite, possiamo volare via ed andare, prima di andare là, qui, prima di andare a Smeraldopoli, andiamo qui. E andiamo a vedere se è pronto il nostro vetto. Eccoci qui. Vi ricordate che avevo messo il fossile a fare l'uovo? Sì, ok, è pronto l'uovo. Andiamo quindi a depositare dei Pokémon qui. Molto velocemente. Allora, te vieni con me un secondo e ti metto un attimo al tuo posto. Eccoti qui. Tu invece vieni qui. Vai. Mettiti qui. E addio, release Aaron. Ecco qua. Mentre tu vieni con me, che ora tocca a te fare le uova. Lascio momentaneamente qui dei Pokémon della squadra, giusto per avere lo spazio per raccogliere uova e Pokémon. Ecco qua. Quindi, vieni qui tu, ovetto. Del fossile. Poi andiamo a riprenderci Anorith. Sì, pago il pegno. Non voglio prendere l'altro, ma voglio lasciare giù invece l'Adipora. Eccolo qui. Perfetto. A questo punto mi riprendo i miei Pokémon. No, dove vai? Qua. Lascio giù le uova. Questo è l'uovo di Anorith, quindi mettiamolo pure qui tranquillamente. Prendiamoci Swallow, Anorith qui, tu diventerai Armaldo. E riprendiamoci anche Snorlax. Ecco fatto. Questo vetto poi lo schiuderemo, me lo schiuderò magari fuori dal video, che non vi faccio vedere che faccio avanti e indietro per 3000 ore. Perfetto. A questo punto voliamo a Smeraldopoli. Eccoci qui, e dovremo andare qui sotto, alla Battle Tower. Quindi dovevo percorrere questo percorso, il percorso 26. Che prima era bloccato. Ma sarà una cosa che faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!